Siamo al congresso SIO con il dottor Salvatore Regalbuto, presidente dell'ANA, l'Associazione Nazionale Aziende Autoprotesiche, che questa mattina ha presieduto una tavola rotonda nella sessione di formazione dedicata agli audioprotesisti sui nuovi LEA, i livelli essenziali di assistenza che sono stati appena approvati dal Ministero della Salute e che quindi dovranno adesso essere applicati in maniera uniforme sul territorio nazionale. E, dottor Regalbuto, lei dall'associazione che rappresenta, quali sono le idee che avete in questo momento in cantiere anche in relazione a questo aspetto? Le idee in questo momento fondamentalmente sono quelle di avere delle variazioni, delle deroghe rispetto ai LEA. Purtroppo c'è stata un'esigenza politica di pubblicare i LEA nei tempi giusti e non sono state ancora recepite quelle che erano le modifiche richieste, che fondamentalmente, probabilmente più di modifiche, di errori che sono stati commessi, perché purtroppo i LEA, comprendendo un'area vasta, parliamo di livelli minimi di assistenza, hanno spaziato dai vaccini agli screening e a quella che è una parte del nomenclatore. Fondamentalmente è stato commesso un errore nell'EA ed è stato semplicemente quello di spostare la categoria degli apparecchi acustici nell'elenco degli ausili di serie, dimenticando che l'apparecchio acustico non è un ausilio di serie e come era invece stato realizzato nel vecchio nomenclatore, che aveva una serie di variazioni, è un predisposto. Cioè l'apparecchio acustico prevede la figura essenziale dell'audioprotesista, che è stato anche riconosciuto, per l'adattamento. Non parliamo di una messa in sicurezza di un'apparecchiatura elettronica, ma fondamentalmente di un ausilio che deve essere predisposto e adattato sul singolo paziente. Quindi il primo aspetto è stato di tenere presente questo, ed è stato riconosciuto che l'audioprotesista è la figura fondamentale nell'adattamento degli apparecchi acustici. Purtroppo, così come sono stati pubblicati LEA, essendo spostato di categoria, l'apparecchio finisce in quella che è la categoria dei prodotti che vanno acquistati in gara, e non è assolutamente possibile acquistare un apparecchio da parte di un ASL e darlo a un paziente senza la parte professionale, che poi è quello che domina all'interno dell'adattamento protesico. L'audioprotesista non è un professionista che vende un prodotto, ma adatta un prodotto, e fondamentalmente l'apparecchio acustico non è un prodotto da acquistare, ma è un mezzo per l'audioprotesista per poter costruire un percorso riabilitativo col paziente. Ecco, da questo punto di vista quindi voi avete inoltrato al Ministero sicuramente queste istanze? Sì. E c'è ancora un dialogo? No, c'è un dialogo aperto e dovranno assolutamente essere fatti alcuni passi che purtroppo prevedono un iter burocratico. C'era un'esigenza fondamentale da parte del Ministero pubblicare i LEA, quindi i tempi non erano sufficienti per fare le variazioni, ma comunque sono state valutate, come saranno inserite anche nella manovrina economica, perché il primo passo è quello di passare nella parte economica. Ecco, l'aspetto del nomenclatore tarifario era anche questo, una cosa molto attesa da molti anni. A suo parere, fatte queste debite modifiche, sarà abbastanza interessante lavorare in questo modo, o ci sono ancora degli aspetti da chiarire, da certamente migliorare? Con le variazioni richieste, ecco, ad esempio l'introduzione delle tecnologie innovative, perché purtroppo eravamo fermi a un vecchio nomenclatore con tecnologie ormai obsolete, è stato introdotto un aspetto importante, che era quello di fornire ai minori un apparecchio acustico adeguato di tecnologia elevata senza prevedere quota a carico dell'assistito. Quindi dei passi avanti, e poi fondamentalmente è stata riconosciuta la figura dell'audioprotesista come unico professionista per poter fare l'adattamento degli apparecchi acustici. In più ne abbiamo una formazione professionale in Italia che è fra le più elevate in Europa, con i corsi di laurea in audioprotesi. Quindi auspichiamo che tutto questo possa portare a quelli che sono i risultati. Poi c'è anche da vedere un altro aspetto, che le gare certamente violano quello che è la possibilità, la libera scelta da parte dell'assistito di poter scegliere il professionista a cui affidarsi. Quindi sicuramente è stato un aspetto sbagliato. Tra l'altro consideriamo che nel 96 c'era stato un parere del Ministero della Sanità, unitamente alla Consip, che si occupa delle gare, come tutti sanno, a livello pubblico, che assolutamente non prevedeva la possibilità dell'acquisto degli apparecchi acustici in gara.
Anche alcune regioni che normalmente fanno da capofila, tipo l'Emilia-Romagna, hanno realmente recepito che in questo momento un nomenclatore così com'è è inapplicabile e ci sono delle deroghe, almeno per il 2017, in attesa dei chiarimenti per poter applicare. Nessuno saprebbe neanche, compresa la Consip, come costruire una gara per un apparecchio acustico. Uscendo brevemente dall'aspetto normativo, voi come associazione aderente alla FIA, alla Federazione Italiana Audioprotesisti, state probabilmente già lavorando per il vostro prossimo congresso che sarà l'anno prossimo. Quali sono gli argomenti sfidanti, emergenti per la vostra professione? Cosa ritiene che sia importante da diffondere a livello formativo? Allora, certamente da diffondere a livello formativo, ed è stata anche l'introduzione mia stamani, quello innanzitutto di spostare l'attenzione dagli aventi diritto agli aventi bisogno. Ecco, noi non possiamo pensare che l'audioprotesista operi secondo quelle che possono essere delle modalità di erogazione decise dal Ministero della Salute, in un paese in cui probabilmente sappiamo tutti che bisogna fare dei tagli dal punto di vista economico. Quindi non si può classificare un avente bisogno rispetto a un avente diritto. Noi dobbiamo puntare a quella che è la risoluzione della disabilità dell'ipoacusico, e la disabilità non si può quantizzare in termini di decibel semplicemente con un esame audiometrico. Io la ringrazio, dottor Regalbuto, buon lavoro. Ringrazio lei.